Buongiorno Antonio Cerasa e benvenuto nel posto delle parole per anticipare alcune strade di presentazione che lei percorrerà e ci farà percorrere ovviamente all'interno dell'incontro che sarà nel programma di un festival molto particolare, ovvero Kuhn Festival. Benvenuto Antonio Cerasa. Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno. Eccoci qua insieme con Antonio Cerasa per andare a scoprire anzitutto chi è Antonio Cerasa, neuroscienziato, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, autore di oltre 100 pubblicazioni su riviste e da anni si occupa di neuroscienze applicate al miglioramento delle capacità cognitive e motorie. Tra l'altro lei lo scorso anno ha vinto un premio sicuramente su cui vorrei fare una sottolineatura importante, perché vincere il premio della divulgazione scientifica credo che sia molto importante, il premio Giancarlo Dosi per il libro Expert Brain, come il lavoro modella il nostro cervello, edito da Franco Angeli. Ecco, vincere il premio come quello della divulgazione scientifica, quando oggi la parola divulgazione credo non sia nemmeno poi così tanto accettata e divulgata, mi permetta di insistere su questo. Ecco, secondo lei oggi, Antonio Cerasa, come sta la divulgazione scientifica? Non sta bene, nel senso che gli effetti si vedono sulla reazione del popolo quando vediamo cose come la Novax o vediamo il caso di Cucchi di questi giorni. Perché? Perché lo scopo della scienza, soprattutto delle neuroscienze, quando è stata fondata nel 1969, le neuroscienze avevano un grande scopo, cioè quello di traslare le conoscenze nella vita reale, cioè per migliorare la qualità della vita delle persone. Da quell'anno, almeno io posso parlare del mio settore, da quell'anno c'è stato un problema. Noi scienziati ci siamo sempre più chiusi nei nostri laboratori, cercando di lavorare soltanto su modelli sperimentali, mentre la vita normale continuava e soprattutto il numero di malattie psicologiche che affettano la popolazione aumentava. Questo è stato il momento, ma questo momento è già passato, perché molti di noi si sono resi conto che era ora di tornare a parlare alle persone, soprattutto spiegare come è possibile guarire stando meglio, soprattutto grazie alle scoperte che ci forniscono le neuroscienze. Grazie proprio alle scoperte delle neuroscienze, che come diceva poco fa lei Antonio Cerasa, le neuroscienze hanno il compito di traslare la conoscenza nella vita reale, e la vita reale però ha bisogno nella nostra vita di persone disattente, ha bisogno che la divulgazione scientifica ci arrivi con la giusta grammatica, la giusta sintassi, permettendoci anche di creare una curiosità, come a volte succede parlando di scienza. Lo proviamo in questi giorni, per esempio con il Festival Bergamo Scienza, lo proveremo con il Kuhn Festival, e sono momenti di alta attenzione, perché nei festival il pubblico c'è, Antonio Cerasa, c'è una grande attenzione. Poi il festival si chiude e sembra, e sottolineo sembra che tutto ripiombi invece nella realtà di una vita slegata, di un'altra Italia, di un'altra attenzione e così via. Anche per lei c'è questa impressione? Sì, perché il messaggio è bello, è affascinante, conoscere le teorie delle scienze sono affascinanti, però dopo le persone hanno difficoltà a portarle nella vita quotidiana. Per questo noi dobbiamo fare uno sforzo in più, A, per comunicare meglio, B, per cercare di tradurre ancora meglio i nostri modelli, i modelli di vita quotidiana, non i modelli di vita teorica o modelli di vita perfetta, ma modelli di vita quotidiana. Infatti quello che andrò io a discutere al Kuhn Festival, di cui ringrazio ovviamente l'organizzazione per l'invito, è appunto un modello di riabilitazione, di guarigione da poter esportare nella vita reale. E qui andiamo veramente a scoprire le particolarità che saranno presenti nell'incontro di venerdì 19 ottobre 10:30 al Kuhn Festival di Ancona. Lo sguardo di Ippocrate, potenzialità e prospettive della cooking therapy. Ora, prima di arrivare alla cooking therapy, che è sicuramente un aspetto molto curioso e importante, anche di grande sostanza, vorrei però soffermarmi, Antonio Cerasa, su Ippocrate che, e mi piace che lei abbia titolato il suo incontro lo sguardo di Ippocrate, perché Ippocrate da così lontano
Ha ancora su di noi uno sguardo, ma in che modo la prospettiva che ha saputo creare e lanciare nel futuro Ippocrate, oggi noi la rappresentiamo? Quanto di Ippocrate oggi resiste ancora in noi? Questa è una domanda da 1 milione di dollari. Io posso dire che non so rispondere, non credo di essere in grado di rispondere a una domanda così complessa e così affascinante, però posso dirle che la filosofia classica deve avere un ruolo nella formazione del pensiero scientifico, non nel pensiero scientifico, ma nella formazione del pensiero scientifico, perché nella filosofia classica si nasconde in realtà un grande messaggio, che è quello del benessere della persona. Questo è che quello che noi dimentichiamo come scienziati, che siamo preoccupati solo dei risultati, dei dati, se sono statistici o meno, se sono validi o meno, ma dimentichiamo che se una cosa fa bene ad una persona, può essere più importante rispetto al dato stesso. Sono parole pesanti, queste parole che però ci fanno cogliere il senso della realtà da un punto di vista filosofico, perché la filosofia non è sganciata dalla realtà, ma è una sostanza necessaria come quella della scienza. La filosofia e la scienza, mi corregga se sbaglio, Antonio Cerasa, sembra che man mano che si va avanti si abbiano sempre più vita a braccetto, vale a dire la scienza ha necessità della filosofia, tenendo presente ovviamente i due percorsi, no? Però hanno necessità veramente di dialogo. Assolutamente, assolutamente vero. Per anni sono state divise perché si sono sentite nobili o superiori per chissà quale ragione, quando in realtà non c'è nessun bisogno, sono scienze dell'uomo, quindi sono modi di descrizione dell'uomo, sono punti di vista differenti, non sono punti di vista migliori uno rispetto all'altro, quindi assolutamente vero. Questo CUM, Festival, questi altri festival, qualsiasi altro festival che unisca, che contamini il campo della scienza con altri campi, sono fondamentali per renderci persone migliori e professionisti migliori. Ci potremmo chiedere che cosa c'entra un Antonio Cerasa del CNR, un neuroscienziato, cosa c'entra con la cucina? Ecco, c'entra sì, perché in qualche modo arriviamo a parlare di questo, perché adesso entriamo nel discorso della cooking therapy, perché è un discorso molto importante. In che cosa consiste la cooking therapy? Di per sé è semplicemente il trattamento riabilitativo per migliorare o ridurre una disabilità che può essere sia di natura motoria, sia di natura cognitiva, sia di natura emotiva, addirittura di natura sociale. Quindi pensi lei quante cose può fare un singolo trattamento basato sulla cucina. E lo si può applicare, ed è stato applicato e dimostrato che è valido, in tantissimi settori, soprattutto in ambito neurologico e psichiatrico. Quello che abbiamo fatto noi del CNR insieme all'Istituto Sant'Anna, che è un centro di eccellenza per la riabilitazione, è prendere un modello molto più strutturato, molto più scientifico, perché ci siamo basati su evidenze abbastanza, come dire, innovative, che sono quelle che vengono dalla mia ricerca sul cervello degli chef. Io nel 2017 vinsi questo premio perché appunto avevo parlato di questa strana scoperta che era il cervello di un cuoco, che in realtà nasconde delle abilità che tutti noi, anche io stesso, disconoscevo fino a quando non ho visto un cuoco lavorare in cucina. Da allora appunto ho potuto scoprire che le abilità che acquisiscono loro in cucina, soprattutto gli chef, quelli più importanti, si possono traslare in un modello di riabilitazione che può, appunto, come abbiamo detto prima, cogliere tutti gli aspetti dell'essere umano, da quello più semplice, quello motore cognitivo, addirittura a quello emotivo. Lei ha parlato dell'esperienza del cuoco, però credo che ci sia un fattore comune, no? Che possiamo registrare, che possiamo equiparare l'esperienza del cuoco come quella di un professore, come quella di un panettiere e così via. È qui che nasce la differenza. In realtà sembrerebbe di no, perché la loro abilità che hanno affinato nel tempo si basa proprio sulla concezione che non arrivo mai alla soddisfazione di un prodotto. Io devo continuamente migliorare,
quello che io produco e devo continuamente farlo anche aumentando le persone che devo controllare all'interno della mia brigata. Quindi in realtà il cervello di uno chef, tra l'altro, ha la stessa conformazione e la stessa ipertrofia del cervello di un musicista, del cervello di uno scalatore, di un alpinista, del cervello di un giocatore, cioè di un atleta. Quindi quello che loro fanno è affinare un'abilità di sincronizzazione motoria e di sincronizzazione dei pensieri, che è molto più stressante rispetto a quello che si può fare in altre tipologie di lavori. E qui arriviamo veramente in un terreno di complessità, Antonio Cerasa, straordinario, perché lei ci sta dicendo, sempre che io abbia capito bene, che il cervello dello chef o del calciatore o di chi altri affina sempre più la sua abilità ogni volta per aumentare la difficoltà e perfezionarsi sempre di più, per cui c'è questo modello di espressione e di esperienza che è veramente molto particolare. Andiamo a toccare le corde della genetica a questo punto. Sì, perché quello che loro che li spinge al continuo miglioramento è proprio il prodotto. Il musicista è continuamente appassionato della bellezza del suo prodotto, che è il suono. Lo chef è continuamente innamorato e quindi è spinto a fare sempre di più per produrre un cibo ancora migliore, ancora più soddisfacente. Quindi è il prodotto che li porta ad essere così espansivi nella ricerca di un miglioramento continuo, e questo si traduce biologicamente in una deformazione del loro cervello. Il cervello si ingrandisce perché deve rispondere a nuove richieste che prima non c'erano. Questa conoscenza l'ho traslata nell'ambito riabilitativo, chiedendo appunto a degli chef di tradurre in breve delle piccole sequenze che una persona con disabilità motoria, cioè una persona che ha avuto un ictus, può usare per riabilitarsi, perché questo è il problema oggi della riabilitazione in ambito motorio, che se noi abbiamo un ictus e quindi abbiamo un arto che non ci funziona bene, se agiamo subito possiamo recuperare quell'arto, ma come dobbiamo agire? Dobbiamo agire in maniera che sia mirata, diretta e non che sia generalista. Quindi il paziente, quando si trova in palestra a fare dei movimenti aspecifici, non mette quella intensità e quella passione rispetto a quello che ognuno di noi metterebbe quando crea cibo, cioè quando crea qualcosa che è fondamentale per la sua vita. Lei parla con cognizione di causa, Antonio Cerasa, perché lo vorrei ricordare che lei si occupa di neuroscienze cliniche cognitive, con i campi di ricerca, con lo sviluppo dei sistemi di riabilitazione cognitiva, e quindi è un terreno in cui lei studia ogni giorno per arrivare a dei risultati, come ci ha raccontato, per esempio lo studio delle basi neurofisiologiche di disturbi neurologici, il morbo di Parkinson, Alzheimer, l'epilessia, o anche dei disturbi psichiatrici come i disturbi dell'alimentazione. Ma secondo quello che diceva poco fa lei, Antonio Cerasa, come lei l'ha raccontato, io pensavo che il suo lavoro fosse in pratica alla scoperta di un disegno di una nuova intelligenza, perché si può, è giusto parlare di nuova intelligenza in questo caso? Sì, assolutamente sì. La nuova intelligenza nasce in funzione dell'ambiente. Se l'ambiente mi crea nuove richieste, io devo cambiare quello che io ho preso fino adesso per creare nuove forme di strategia di adattamento all'ambiente esterno. Il cuoco vive in un ambiente in cui è continuamente stressato a creare nuove strategie per essere sempre più efficiente, perché è il loro lavoro che richiede efficienza, esattamente come quello che avviene per esempio anche per un manager, anche per un direttore d'orchestra, cioè tutti quei lavori in cui tu devi coordinare gli altri per produrre qualcosa di come un manager. Infatti il libro Expert Brain ha avuto questa sua grande esplosione soprattutto in ambito manageriale. Quindi il manager che deve dirigere delle persone ha questo enorme stress dietro, e questo stress produce nuova intelligenza che si chiama appunto intelligenza adattiva, intelligenza operativa rispetto all'ambiente esterno, che è una nuova forma che nessuno ha mai studiato e che adesso insegnano all'interno di corsi per diventare manager, per essere sempre più bravi a dirigere gli altri. E quali sono, Antonio Cerasa, le differenze tra l'intelligenza che lei ha definito operativa e quella adattiva? L'adattiva è quella in cui io
mi trovo all'interno di un ambiente nuovo e quindi mi adatto immediatamente alle nuove richieste. L'operativa è quella in cui io apprendo queste strategie e la comunico agli altri per cercare di far diventare anche gli altri come me, cioè efficienti come me, che è quello che fa uno chef, che è meraviglioso la vita degli chef, perché lì tu sai che cominci dal basso e arriverai in alto, quindi sai benissimo che c'è una carriera per te se lavori, perché se adatti il modello, che appunto è quello che hai appreso quando eri ragazzo dal tuo chef, dal tuo head chef, tu potrai un giorno riportarlo quando diventerai a tua volta head chef. Questa trasmissione della conoscenza è operatività dell'intelligenza. Ma quando lei, Antonio Cerasa, racconta queste cose agli chef, come sono i loro sguardi? Sono molto curioso su questo. Guardi, a parte il presidente Rocco Pozzullo della Federazione Cuochi d'Italia, gli altri rimangono, perché Rocco Pozzullo è veramente una persona che incarna tutte queste capacità di iper efficienza. Lo chef normale, che in realtà lo fa solo per passione, non pensava di avere tutta questa abilità, tutta questa proprietà biologiche, e quindi molte volte loro mi guardano strano. Io continuo a dirgli che, ma il giorno che gli ho fatto invece vedere cosa riesce a fare la loro vita, cioè il loro lavoro, ad un paziente che ha perso, che ha avuto un ictus e quindi adesso si riabilita grazie alla cucina, loro adesso capiscono quanto è importante il loro lavoro, perché è incredibile vedere un paziente che in palestra ha difficoltà a muoversi, quando cucina mette una forza incredibile. Mi faccio capire, Antonio Cerasa. Allora, lei ha fatto un esempio, per esempio, quello dell'ictus. Quando c'è un ictus c'è la fase riabilitativa, lo diceva poco fa lei, della palestra, della fisioterapia e di quelle cose che sono peraltro giuste. Invece il suo percorso è un percorso diverso. Ce lo vuole raccontare? Sì. Non volevo entrare troppo nel dettaglio, perché non... No, ma semplicemente per brevi cenni. Chiaramente. La differenza è molto semplice. Noi siamo andati a rispondere a un bisogno, che è quello delle lesioni in una parte di cervello. Il l'ictus classico colpisce l'area del movimento, quindi io non riesco più a muovermi perché è l'area del movimento che non comanda più la mano. In realtà esistono invece pazienti che hanno una lesione non nell'area del movimento, ma nell'area esattamente che gli chef hanno ipersviluppato, che si chiama cervelletto. È una piccola regione del nostro cervello che serve per sincronizzare i movimenti e i pensieri. Queste persone non riescono a riabilitarsi perché non c'è un protocollo per loro, c'è solo il protocollo per il movimento, quindi quello che loro fanno è muovere la mano attraverso dei macchinari che sono in palestra. Nessuno nella neuroriabilitazione di oggi mondiale riabilita la sincronizzazione dei pensieri. Quello che abbiamo fatto è coprire questo buco grazie alla cooking therapy, quindi grazie all'abilità che hanno gli chef, che possono essere tradotte appunto in un modello operativo in cucina. Io riesco a riabilitare la sincronizzazione dei pensieri. Questo è affascinante, la sincronizzazione dei pensieri, perché apre veramente un panorama straordinario nella cura e nella riabilitazione. Questo percorso di riabilitazione, Antonio Cerasa, a che livello è oggi in Italia? Esistono eccellenze, appunto come l'Istituto Sant'Anna di Crotone, dove io ho lavorato, che fanno della riabilitazione soprattutto robotica, quindi io ho un esoscheletro che mi aiuta a recuperare la funzionalità di tutto il mio organismo. Sicuramente in vari ambiti come quello dell'ictus e del trauma cranico siamo ad altissimi livelli. Cito altre strutture come il Santa Lucia di Roma, dove c'è altissima specializzazione per permettere alle persone con disabilità di riabilitarsi, di recuperare, di guarire dalla loro malattia, anche se non completamente, ma comunque in gran parte. Lei come si è avvicinato al campo del sapere della neuroscienza, Antonio Cerasa? Perché sono stato folgorato un giorno da una grande donna che si chiama Brenda Miller, che è quella che è una delle più grandi psicologhe, che per prima ha voluto raccontarci che cos'è la scatola magica, che è questo organo che abbiamo dentro il cervello, e a lei ho dedicato ora il prossimo libro che uscirà a breve, che si chiama appunto La scatola magica, perché Brenda Miller ha oltre 100 anni, è ancora viva, ci ha concesso un'intervista ed è stato bellissimo rivedere in lei quello che io avevo letto da ragazza, e da allora mi sono appassionato a studiare la scatola magica, perché dopo 100 anni, ancora oggi, sappiamo com'è fatta, sappiamo che cosa fa,
ma non sappiamo come comunica ancora all'interno. E questa mancanza di conoscenza porta me e altri milioni di persone in giro per il mondo ancora a chiederci e a meravigliarci della bellezza della scatola magica. E allora ci diamo appuntamento qui, Antonio Cerasa, qui nel posto delle parole, per raccontare la scatola magica e quella straordinaria donna, Brenda Miller, che lei rende protagonista nel suo prossimo libro. Tra l'altro, prima di salutarci, ricordo che lei è autore anche del libro edito da Franco Angeli, Expert Brain, come la passione del lavoro modella il nostro cervello e gli argomenti che abbiamo raccontato anche poco fa. Prima di salutarci, Antonio Cerasa, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è il libro di... Oddio, che domanda che mi fa, perché non mi ricordo il nome dell'autore, aspetti che adesso mi viene. Succede a tanti. L'autore del Succede a tanti, ma ovviamente non è Ricalcati, io non potrei, ma è il libro dell'autore che ha scritto la solitudine dei numeri primi, Mi aiuti? Paolo Giordano, che è l'ultimo libro che ha scritto, che è, il titolo purtroppo non mi ricordo, che è fantastico, sulla storia di quei ragazzi pugliesi. Divorare il cielo, edito come sempre da Einaudi. Sì, è una storia meravigliosa, spero che vinca dei premi, perché è veramente una storia che prende l'anima. Ovviamente io ho un problema con il serio, con ricordarmi i titoli dei libri come ho appena visto, e su questo spero di poter crearmi una terapia adesso riabilitativa. Sarebbe straordinario, perché mi creda, Antonio Cerasa, siamo in moltissimi quando per esempio veniamo di fronte alla domanda cosa stai leggendo, allora in quel momento si apre il buio, no? E allora cerchi di risalire, ma sembra proprio che uno poi vengono in mente semplicemente a me vengono in mente per esempio dei pezzi di romanzo di uno dell'altro dell'altro, mi faccio un super romanzo e alla fine non rispondo più. Succede veramente. Grazie ancora Antonio Cerasa del tempo che ci ha dedicato qui nel posto delle parole. Vorrei ricordare a chiusura, venerdì 19 ottobre a Cum Festival Ancona, lo sguardo di Ippocrate, potenzialità e prospettive della cooking therapy. Grazie ancora Antonio Cerasa. Grazie a voi, buon lavoro.